Ebbene sì, salve a tutti signori. Allora, proseguiamo. Ci eravamo lasciati che dovevamo raggiungere quel punto lì specifico, quello lì. Solo che ho provato a fare 8400 giri e lì è impossibile arrampicarsi per tornare su. Quindi o dovremmo proseguire per la missione per poi riarrivarci in un altro momento, o non ho capito bene. Però noi intanto continuiamo, ecco già pericolo. Eccola, a posto. Quindi magari non lo so, ci passeremo dopo. Tanto qui stiamo raggiungendo l'obiettivo, ma aumentano i metri. Ottimo. Ma no, mi sa che forse ci fa ritornare là, vediamo. Vediamo se di qua. Su, sì. Ah, forse magari ci fa ritornare lì, vediamo, vediamo. Intanto questo inquadrature oblique. Allora, intanto mi raccomando, non dimenticatevi di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina, perché sennò non rimanete aggiornati sulle nuove uscite che arriveranno qui sul canale. E di qua, sì. Attenzione. E vi lascio anche il link in descrizione se volete fare acquisti su Instant Gaming, se volete supportarmi e usare il mio codice creatore, ve ne sarei infinitamente grato. Ovviamente i giochi per voi non cambierà di prezzo, rimarranno sempre uguali. Mi darete solamente un piccolo supporto. Così facciamo felici tutti. Ah, guardi qua, sì. E poi, ok, in su. Sì, no, comunque sì, ci fa ritornare là sicuro. Sì, perché qua abbiamo visto, abbiamo parlato, abbiamo visto tutta la scena. E no, qua. Che qua abbiamo già esplorato. No. Tanto la telecamera se n'è andata un attimo a quel paese. Allora, qua. Sali, sali. Sali, signorina, salga, salga. Ok. Vediamo, vediamo. Ok, noi eravamo arrivati qua. Da quella parte, sì. Mamma mia, rischio. Rischio e pericolo. La stessa stesso percorso di prima. Quindi qua devo andare in su, perché prima noi siamo andati in giù, abbiamo proseguito in giù per di là. E quindi adesso di qua. Ok. Attenzione, qua c'è pericolo di caduta, attenzione. Ok. Volevo entrare prima nella stanzetta a sinistra, ma niente. Tutti vivi e vegeti, insomma. L'ultima cena. Cosa? Quando ho aperto la porta, l'aria è entrata da fuori. Perché non c'era nessuno all'interno? Ma gli Alfa erano chiusi qui. Non posso più uscire? Ah sì che posso uscire. Intanto diamo un occhio con la stanza. Sta qua. No, c'è una cassa. E basta. A quanto pare. Sì. Proseguiamo, proseguiamo. Devo vedere un altro video. Non riesco a usare i comandi. Autorizzazione Alfa sovrascritta. Cos'è l'autorizzazione Omega? Oh no. Personale Alfa.
Mi spiace allarmarvi, ma dovete ascoltarmi, ok? Sentite cosa ho da dire. Non è facile per me. Sapete, io... Vi prego, smettetela di tentare l'accesso, ok? Ecco, voglio dirvi che... non tentate l'accesso a quel maledetto sistema. Cos'è? Quello che voglio dire è che continuo a pensare a coloro che verranno dopo di noi. Innocenti, uomini e donne, senza alcuna colpa. Dargli la conoscenza, come un dono. Ted, ne abbiamo già discusso. Apollo ha oltre 3.000 misure di emergenza. Non è un dono, è una malattia. Loro sono la cura e noi gli stiamo dando la malattia. La nostra malattia. No, non si può. E non è troppo tardi. Sì, siamo disposti al sacrificio. Non è così che deve andare. L'ho già fatto, Samina. L'ho fatto 3 minuti fa. Ho eliminato Apollo. È andato tutto, ogni copia. Un sacrificio? Non è un sacrificio. È l'annientamento della cultura, pazzo bastardo. Millenni di cultura. Mi spiace. Davvero, è così. Ma a volte, per proteggere gli innocenti, devono morire degli innocenti. Allarme d'emergenza. Fuga di atmosfera. Ma what? Guardalo. Oh, attenzione. Compare dal nulla. Tutti. Li ha uccisi tutti. Allora è per questo. È per questo che siamo prigionieri dell'ignoranza. Per un futuro innocente. Uomini senza colpe. Non ha mai visto i massacri dei giorni rossi. Tutti i risultati di quella gente. La conoscenza che i predecessori potevano offrire. Evaporati. Ridotti in cenere. Dispersi nel nulla. Come gli stessi Alfa. No. Non nel nulla. Quando la porta si è aperta e le loro ceneri si sono disperse, loro sono finiti nel mondo che hanno creato. Il mondo in cui viviamo è come se fosse un monumento dedicato alla loro morte. Un monumento di oblio. Non oblio, Silence. Speranza. Ok. Recuperare l'override principale. E voilà. No. L'override principale è così piccolo. Ora dovrai solo usarlo per uccidere Ade. Ok. Ce ne possiamo andare. Torno all'officina. All'officina di Silence. E voilà. Ok. Si può scendere? Sì. Cerca di non precipitare. L'override principale non sovrascrive la gravità. Lo immagina. E niente. Poteva capitare. Ok. Vediamo se facciamo di nuovo la stessa morte. Vabbè, siamo preparati adesso. Non era un bel suono. Cerca di non precipitare. L'override principale non sovrascrive la gravità. Ah, qua c'è il cavo, no? Ah, ok. Ti prego, resisti. Ti prego, resisti. Saliamo, saliamo. Credo si debba salire. Intanto la telecamera. Ok. E... di qua. Mamma mia. E ora?
Ok, di qua. Ma quindi tutto ciò all'officina dobbiamo arrivare. Io continuo a salire nel dubbio. Ok. Oh, ma giovane, sei qui? Per un attimo. Cosa? Il nostro viaggio insieme è giunto alla fine. Ma prima che vada, credo di doverti spiegare tutto il resto della storia. Continua. Tempo fa ho ammesso di aver avuto un ruolo nell'Eclissi. Ma non ti ho mai parlato a fondo delle mie colpe. La verità è che c'ero fin dall'inizio. Ho trovato Ade, Aloy, sepolto su quella montagna, intrappolato in un titano. E l'ho servito. Cosa? Mi ha promesso conoscenza e me l'ha data. Una conoscenza inimmaginabile. E in cambio? L'ho aiutato con l'Eclissi a costruire un culto, un esercito personale. Perché me lo stai dicendo ora? Perché il tuo successo dipende anche da questo. Quando ho trovato Ade, per prima cosa ha voluto sapere della Guglia. Non di Meridiana. La Guglia. La Guglia. E per quale motivo? La Guglia è stata creata da Gaia. Quale parte di Gaia? Minerva. È un modulo di decrittazione. Gaia ha costruito delle guglie per trasmettere i codici che hanno disattivato i robot di Faro e spento i sistemi di conversione di biomassa. Ade vuole inviare una nuova trasmissione per svegliare le macchine, così che possano divorare di nuovo il mondo. Sì. In base a quanto abbiamo appreso, è anche la mia conclusione. Così l'Eclissi, i robot che hanno resuscitato, sono solo un mezzo per un fine. Un esercito per prendere la Guglia. Sì. Così Ade potrà nuovamente sterminare la vita. A meno che tu non lo fermi. Dimmi tutto su te, su di te e Ade. Andiamo al sodo, come faccio a fermare? Andiamo al sodo, giovane. Quindi come fermo Ade? Io ho fatto il possibile. D'ora in poi è tutto nelle tue mani. Prendi la mia lancia. Attaccale l'override principale e potrai usarla per iniettarlo. Quindi dovrò soltanto avvicinarmi alla testa di Ade e piantargliela dentro. Esatto. No, nessun problema. Cheat. Silence. Nessun problema. Dove andrai? A farmi un panino, giovane. Altrove. E ovunque. C'è ancora molto da scoprire prima che il mondo finisca. Mi faccio preoccupare. E tutto questo? Lo lascio a te, naturalmente. Come si è dimostrato, è sempre stato tuo. Io ero solo di passaggio. Ok. Ho confusa. Ah, devo prendere la lancia? Aspetta che scannerizziamo l'affare qua. Ok. Crea la lancia. Ma vita svita, vita svita. E voilà. Missione principale completata. Di abilità, ah, aspetta, c'è una cosa qua da scannerizzare. Posto. Attenzione, questa è cattiva. Devo avvisare il sole. Immagino che il modo migliore per arrivare a lui sia tramite Eren. Ah, 2000 metri. Ok, aspetta, che abbiamo anche un punto abilità. In realtà ne abbiamo 10. Colpo micidiale. Sollevamento pesi. Ripara destrieri. Crea munizioni aggiuntive, dai. Non è male. Disarmo trappole. Ma anche no.
Questo cos'è? Sciacallo. Aumenta la possibilità di ottenere risorse extra quando saccheggi corpi. Tanto costa 3. Colpo in discesa. Questo. Mira equilibrata. Non l'abbiamo usato molto. Ti muovi più velocemente con armi pesanti? No. Ah, questo qua adattano le macchine più velocemente. Gli attacchi potenti con la lancia infliggono danni maggiori sulla salute dell'eroe bassa. Però dai, non siamo mai così bassi di salute. E override stabile. No, teniamoci questi 4 punti. Però adesso dobbiamo andare là a 2000 metri. Allora prima me ne devo andare. Guarda come muore, eh. Guarda come. Attenzione. No, attenzione, si salva. In un posto bruttissimo, ma si salva. Aspetta, curiamoci pure. Qua posso scendere? Calati. Ok. Ha rischiato già un'altra morte. Ok. Qua posso aprire la mappa? Sì, a posto. Devo andare qui. Posso fare il trasporto? E certo. Chissà se ci stiamo avvicinando alla fine. Secondo me. Nì. Però vediamo, dai, vediamo cosa. Cosa ci aspetta. Palò. Ok. Ma è qua da solo, Re Sole? Raccogliamo un po' di piante qua. Ispezionare la vedetta. Ma come corre, amico Frizzo, qua? Guardalo. Che sprinta. Ho altre piante medicinali. Queste sono amare, ma No. utili. Guarda come corre. Giovane. Guarda che Perché c'è. Ersa è venuta Guarda fin che c'è. qui? Aspetta Non lo che c'è. so. Non ha alcun senso. Ok. Pianta medicinale? Sì, a posto. Ma mi devi aspettare, giovane, non correre. È territorio dei Cargia delle Ombre. No, hanno rotto la tregua non appena hanno messo piede nello spacco. Ma comunque ho girato. Ma che ti raggiungo, eh. Attenzione che ti raggiungo, Ci siamo quasi. eh. T'ho raggiunto, eh. Eh sì, puoi correre più veloce, eh. In realtà fa anche lo scatto più veloce, guarda sti È qui famone. che hanno teso l'imboscata. I nostri soldati hanno già perlustrato, ma forse il tuo bel manufatto riesce a trovare qualche indizio. Ti prego, devo trovare i bastardi che l'hanno fatto. Ispezione del campo di battaglia. Sembrano segni di trascinamento. Esamina la Qualcuno ha vegetazione. trascinato un corpo. Vedi Cosa? qualcosa? Trovato subito. Questa macchia forma una linea, come se il sangue fosse colato da qualcosa. Un carro. Visto? Segni di carro. Penso che qualcuno abbia spostato i corpi qui e poi li abbia sparpagliati. Aspetta. Stai dicendo che i morti trovati qui sono stati uccisi altrove? Perché i Cargia farebbero una cosa simile? A questo punto, non do più per scontato che siano i Cargia delle Ombre i responsabili. Sì, che sono stati loro. Bene, seguiamo queste tracce e scopriamolo. Ma questa è la missione principale, perché non ne sono molto sicuro. Principali. La missione è in pausa, perché? Perché sta facendo una missione secondaria? Vabbè, dai, finiamola, nel dubbio. E dai, che devo andare qua. Intanto prendiamo un po' di materiali. No. Cos'è quello?
Vedi che c'è qua. Evidenzia traccia, no? Segui le tracce del carro. Presumo siano queste qua. Queste qua, ok. Attenzione, un topo. Attenzione. Non posso portare altro. La cattiveria. Però la lancia, devo dire, è molto molto bella. Ci sta, ci sta. Chi è, chi è? Chi è sto coso che corre? Dov'è? Tacchino? Tacchino, attenzione. Bene, andiamo avanti, proseguiamo. Salvatina. Oppela. Ma dai, che è andato sto carro? Capisco perché volessero Ersa morta. Ma perché fingere un'imboscata? C'è dell'altro dietro. E presto lo scopriremo. Aspetta, mi prendo un po' di materiale pure. Qua cosa che c'è? Qualcosa di viola. Recipiente antico Giomei. Ah, c'è il carretto qua. Attenzione, l'imboscata. Questi non sono Cargia delle Ombre. Sono della mia tribù, gli Oseram. È così che di solito si saluta la tua gente. Oh, cioè. Dai, calmo tu. Avete fatto un grave errore. Esatto. Madonna, che colpo. Dov'è? 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 Giovane, dai. Dov'è quell'altro? Uccidi gli aggressori. Che cos'è? Oh. Sta chiamando le macchine. Tieniti pronto. Oh. Che cos'è? Mannaggia. Giusto. Vieni qua che ti spacco tutto. Porco Giuda. Vai, ci batteriamo. No, posto, su postina. Via lacci. No, stavo perquisendo. Oseram, non Cargia delle Ombre. Pare che mi sia sbagliato su tutto. Come al solito. Ti prego, usa ancora la tua seconda vista. Devo sapere cos'è successo realmente. D'accordo. La tua seconda vista. Aspetta, prima depredo. Ma poi t'aiuto. Bobina fuoco. Però mi sa che non la posso prendere. No. Perché? Per modifiche. Elimineremo qualcosa che tipo questa che non ci serve, via. Acqua gelida non ci interessa. Va bene. Ok. Prima si deve togliere sta avviso, dai. Ok, questo. Quanto sangue. Quanto sangue. Molta gente è morta qui. È stato un massacro. Ok. Altro. Guarda qua cos'è che c'è. Quelle rocce sono distrutte. Qualcosa ha colpito le rocce. Qualcosa di mai visto prima. Addirittura. Altro. Sembrano armi dell'avanguardia. Non sono sporche di sangue. Gli uomini di Ersa non si sono difesi. Ispeziona un luogo. Lo sto ispezionando, ma... Guarda quella roba là che si illumina. Vediamo. Attenzione. Pare si possa installare qualcosa su quest'affare. No. Qui, vicino al treppiede. Una batteria usata. Una batteria usata. Poi?
casse di scorte. Che schifo non fa. Okay, c'è laggiù razziatore. Ma qua non trovo più niente, giovinezza. Piero radice. Un attimino di difficoltà. Mi indica qua. Qua c'è qualcosa. Ok. Ho voglio qualcosa di pesante. Qualcosa di pesante. Qua mi fa ispezionare solo questo qua. Ma aspetta che là c'è qualcosa. Sempre le rocce. Le rocce, le armi. Niente, parliamo col giovane. Ti prego, usa ancora la tua seconda vista. Devo sapere cos'è successo realmente. La tua seconda vista. La mia seconda vista... macchie di sangue. Cosa sono quelle strisce di cuoio? Ah, strisce di cuoio, attenzione. Cinghie di armatura, tagliate con un pugnale. E un sasso ricoperto di sangue. Boh, trovato tutto? Sì. Questo è l'elmo di Ersa. Credevo fosse morta qua sotto, ma mi sbagliavo. Questo inganno. Perché? Sembra che vogliano torturarmi. Ho una teoria. Ma ci vuole un po' di immaginazione. Giusto un po'. Per ora le tue teorie sono meglio dei fatti di altre persone. Ok. Credo che gli Oseram abbiano assalito Ersa e i suoi con una nuova arma. L'hanno montata su quel treppiede laggiù. È in grado di sparare onde di forza, forse soniche. Sembra che abbia crepato la pietra. Penso che paralizzi la gente invece di ucciderla. L'avanguardia è caduta qui. Niente sangue sulle armi o scontri. Perché paralizzarli se poi li hanno spostati e sbudellati? Cercavano di nascondere qualcosa. Guarda, un sasso insanguinato. Che hanno usato per spaccare la faccia a Ersa. O di qualcun altro. Queste cinghie di cuoio sono state tagliate. Come se gli avessero tolto l'armatura. È impossibile. Il suo corpo è esposto a meridiana. Io l'ho visto. Hai detto che era irriconoscibile. Forse hanno scambiato il corpo nell'armatura con qualcuno della sua stazza. Ed era così mutilato che poteva essere chiunque. Perfino Ersa. Torna a Meridiana. Dà un'altra occhiata al corpo. Se è davvero Ersa, allora mi sbaglio. Ma se ho ragione. Mia sorella potrebbe essere viva. Vado subito. Ci vediamo lì non appena puoi. E se così io continuo con la missione principale. Ho ragione. Hola. Vado subito. Subitissimo stai andando. Ah, vediamo dove dobbiamo andare con la missione principale. Erend. No. Questa non è la missione principale. No, missioni principali. L'ombra in com... disattiva. Perché in pausa? Ah, finché il mistero del destino di Ersa non sarà svelato, Erend e il Re Sole saranno troppo preoccupati per concentrare la loro attenzione sull'imminente attacco alla Guglia. Ah, quindi obbligati a fare queste qua. Va bene, signori, allora... quasi quasi ci salutiamo qui, dato che abbiamo fatto, dobbiamo per forza fare queste missioni secondarie. Non capisco se per arrivare, perché dobbiamo arrivare a livello 34.
attiva. Perché qua dice di, sono di livello, che è di livello 34, ma c'è anche scritto scopri cosa è successo a Ersa, quindi presumo bisogna prima finire questa qui, che è la secondaria, e poi c'è accesso a quella principale, non lo so. Vabbè signori, niente, dai, magari ci vediamo nel prossimo appuntamento, approfondiamo un attimo questa secondaria. Mi raccomando, iscrivetevi, lasciate like e campanellina per rimanere aggiornati. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao a tutti.